Dopo una prima giornata alpina nella quale Pogačar ha devastato la classifica e preso possesso della maglia gialla, il tour prosegue con la nona tappa, seconda e ultima sulle Alpi. La Cluse Tignes di 145 km, oltre 50 sono di salita, 5 GPM. Tutto si deciderà agli oltre 2000 metri di Tignes Valle Claret dopo un'ascesa finale da 21 km al 5,6%. Tappa nella quale non prendono il via lo sloveno Primož Roglič, secondo un anno fa deve arrendersi agli acciacchi, e l'olandese Mathieu van der Poel, sazio e soddisfatto dopo la conquista di una tappa della maglia gialla. E bagarre sin dai primissimi chilometri, emerge presto un plotone di una trentina di corridori e si anima molto presto la lotta per la maglia a pois. Sul Col de Saisy, ai 95 dal traguardo, serve il photo finish per stabilire che è comunque Wout Poels, già in possesso della maglia a pois, a fare il pieno di punti. La spunta su Nairo Quintana, che non si è però dato per vinto. Il colombiano contrattacca poco più avanti, scollina per primo sul Col de Pré, a quel punto ha 44 punti ed è passato in testa alla classifica degli scalatori. Ai 54 dal traguardo passa invece momentaneamente in testa la classifica generale l'australiano Ben O'Connor, che fa parte della fuga in corso. Scollina assieme ai due scatenati colombiani Guita e Quintana sulla vetta del Cormet de Roselan. Resta però molto tranquillo Tadej Pogačar, mentre commette una leggerezza un suo compagno di squadra Brandon McNulty, che sbaglia completamente la curva e finisce a terra in discesa. Comincia così l'ascesa finale che porta agli oltre 2000 di Tignes Valle Claret, e molto tranquillo Tadej Pogačar, che ha al suo fianco ancora due o tre compagni e soprattutto non è più una minaccia alla sua maglia gialla Ben O'Connor. È però semplicemente irresistibile per i due colombiani che avevano attaccato assieme a lui O'Connor. Ai 17 dal traguardo è rimasto solo in testa, mentre passa in testa al gruppo negli ultimi chilometri il team Ineos, che prepara un po' di forcing probabilmente per Richard Carapaz. Prosegue la cavalcata trionfale di Ben O'Connor ed arriva anche il mini show di Tadej Pogačar, che verso la cima della salita risponde a un attacco di Richard Carapaz, ci pensa un attimo su, poi si alza sui pedali, saluta e se ne va, e risulta anche quest'oggi imprendibile. Va intanto a centrare il primo successo in carriera al Tour de France Ben O'Connor, dopo una giornata tutta vissuta all'attacco e con alla fine distacchi di altri tempi un po' su tutti. Alle sue spalle secondo e terzo posto per Mattia Cattaneo e Sonny Colbrelli, ed è stata per entrambi una giornata assolutamente redditizia, anche se è loro sfuggita la vittoria. Ritardo alla fine di 6.02 per Tadej Pogačar, che in 3-4 km di affondo rifila 30 secondi a Richard Carapaz, ma anche a Rigoberto Urán, ad Henrik Maas e al danese Vingegaard. Perdono ulteriormente terreno altri due uomini di classifica come Lutsenko e Godu. Tutta la gioia di Ben O'Connor, possono essere molto soddisfatti anche Cattaneo e Colbrelli per il guadagno che comunque ottengono da una giornata nella quale hanno combattuto sin dal chilometro zero. Giornata proficua anche questa per Tadej Pogačar, che consolida la maglia gialla, sembra al momento assolutamente inattaccabile, mentre tutto cambia ogni giorno alle sue spalle, perché grazie al successo di tappa Ben O'Connor è adesso secondo con un balzo in avanti di ben 12 posizioni. Ne recupera 7 peraltro anche Mattia Cattaneo, che adesso è dodicesimo con un ritardo di 11 minuti e 38 secondi rispetto a Pogačar. Prende possesso della maglia pois Nairo Quintana, che punta a questo punto l'obiettivo, un obiettivo che ha già centrato nel 2013. Sta puntando chiaramente alla maglia verde Sonny Colbrelli, domani potrà anche lui come tutti gli altri corridori riposarsi, e poi la battaglia ripartirà anche per Colbrelli, che quest'oggi ha incamerato 35 punti, adesso ne ha 121, è terzo nella classifica per la maglia verde a 47 di ritardo da Mark Cavendish.